Bene, e diciamo è arrivato un momento del canale che prima o poi o sarebbe arrivato o forse no. È un momento brutto, ci ho riflettuto un po' su, insieme siamo cresciuti tantissimo, infatti siamo arrivati a numeri veramente alti, però uno fa varie scelte di vita e deve anche prima o poi tutto arriva alla fine. Infatti ho anche venduto la mia GoPro Hero 7 a uno di voi, infatti se sei tu quella persona scrive nei commenti o io la GoPro Hero 7 di Lanfra, quindi i video con la moto non, al momento non verranno più fatti. È una scelta difficile, quindi questo potrebbe segnare la fine del canale, anche se siamo arrivati a più di 7500 e nell'ultimo anno siamo passati da 1000 a 7500. Quindi vi devo ringraziare tantissimo, mi ho avuto un sacco di visualizzazioni anche, ma prima o poi tutto arriva alla fine. Purtroppo è andata così. Qui alle spalle potete anche vedere che avevo già allestito un po' il nuovo set per i video, però scelte su scelte, quindi mi dispiace. Ma secondo voi, ma mi pare normale che io devo lasciare il canale? Dopo che siamo arrivati a 7500, cioè ragazzi, ve lo faccio vedere, 7520 iscritti, devo lasciare il canale così? Ma siete impazziti proprio. Ma guardate che cosa ho comprato. Abbiamo un pacchetto nuovo, è il Pacons. E lo andiamo a scartare. Voi che ci stavate pure credendo, dici no, Lanfra ha smesso di fare i video, le cose. Avete preso così? A qualcuno di voi potrei già aver capito che cosa ho acquistato, perché se ne sono dati un sacco di soldi, ma sono investimenti, ragazzi, investimenti proprio per il canale, per aumentare la qualità notevolmente. E qualcuno avrà riconosciuto il pacco della scatola. No, qualcuno avrà riconosciuto il contenuto della scatola. E qui abbiamo una sigletta molto gustosa. Abbiamo due pacchetti. E quanti ne vuoi? Uno o due pacchetti? Pacchetti! Pacchetti che ci piacciono, batterie originali e poi questo, l'essere onnipotente, colui che farà esplodere ancora di più il canale. Benissimo, andiamo a fare l'unboxing. Apriamo le batterie prima, così vi faccio fare. Non riesco ad aprire. No, quanto è brutto quando devi strappare, non sono fatti all'incastro. Yo, let's go! Ho preso le batterie enduro, non perché andremo a fare enduro, ma perché sono quelle più potenti, quelle che durano di più. Ma sono belle grosse, sono anche belle ghiacciate, bianche, come Kawakawa, bianca e nera. Tutto è in tema Kawakawa. Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, e ora lo andiamo ad aprire. Mi fa male le mani. Non so se avete capito il modello, nel caso ve l'ho censurato, perché... Music licensing reimagined. Bam. Che cacchio di figata. Cioè ragazzi, abbiamo una GoPro Hero 12 nelle mie mani. Una GoPro Hero 12. Io follemente innamorato di questo. Divento pazzo. Oh, perché? Che mine di video usciranno? Cioè già la GoPro ha un angolo enorme. Angolo di visione enorme. Con la 12 il doppio è ancora più grande, cioè praticamente diventa quasi una 360. Ne vedrete delle belle? Intanto io lo vado a scartare e ci rivediamo direttamente in moto. Volevo chiedervi scusa per l'inquadratura strana, ma mi ero buggato. Ho già risolto, buona visione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qual è il modo migliore di iniziare a provare la nuova GoPro Hero 12 che ho appena fatto vedere? Se non andando a fare un bel giretto con il sole, cioè che spettacolo oggi, fa anche abbastanza caldo freddo, cioè quindi si sta bene. Ma oggi avremo anche un, diciamo, una nuova moto nel gruppo, un Kawakawa sdoppiato, perché c'è questo mio amico che sta venendo con noi e praticamente ha la mia stessa moto, ragazzi. Non so se è la stessa annata, non penso, mi sa 2015 o 14, però è la stessa, quindi oggi andremo a fare un video al double Kawa. Sono super curioso di vedere come registra questa GoPro 12. Al momento c'ho l'impostazione semplice, ovvero 1080p 60fps, che è praticamente la stessa impostazione di come avevo la Hero 7. Ma ho visto
smanettando un po' che ci sono, puoi fare l'ira di Dio. Infatti nel prossimo video la qualità aumenterà tantissimo. Infatti penso di registrare, prego prego, ora vedo se registrare in 2.7k, addirittura in 4k. Bisogna vedere se il mio computer vuole reggere questo. Però sì, cioè penso che si dovrebbe già vedere tantissimo la differenza tra un Hero 7 e un Hero 12, perché ragazzi, cioè, ci sono 10 GoPro di differenza, un altro è poco. E niente, che emozione, bellissimo, è enorme, non so se dallo specchietto potete vederlo, ma è letteralmente enorme, cioè rispetto all'Hero 7 è molto più grande. E poi sto usando lo stesso attacco del microfono della vecchia, quindi c'è uno slot uno sopra l'altro, è bellissimo, super alto. Però, madonna quanto è bello, gasatissimo. Evitiamo di fare casino dato che c'è la polizia. Ah, e poi c'è anche Simone Fasano, che esattamente alle 10 meno un quarto non rispondeva ancora. Provate a chiamarlo, fa: Iliad, Simone, ci stai ancora dormendo? È l'appuntamento alle 10. Ti venga a svegliare sotto casa, non ci perdo 2 secondi. Ti venga a suonare, entro in casa col casco. Ah, c'è, ho l'ultima GoPro, ragazzi, l'ultimissima. È come l'iPhone 15 della GoPro. E quella con la qualità più alta, 10.000 impostazioni. Ragazzi, c'è anche il blocco dell'orizzonte. Tu stai dicendo: che cacchio è il blocco dell'orizzonte? È praticamente un'impostazione che lui ti fissa l'immagine in orizzontale, ok? Quindi prende proprio l'orizzonte. E tu ci puoi fare anche i 360, quello rimane sempre ferma. Però, detto così, fa cagare. Però se vedi, cioè ti registra praticamente mentre pieghi, tenendo un po' l'orizzonte un punto fermo. Ma c'era la rotta panoramica fino a 2 giorni fa. Va bene, e sono il primo di tutti. Ci siamo fermati delle pesce tipo MotoGP che piegano e rimane sempre orizzontale. Aspettiamo gli altri, i ritardatari. Intanto vi faccio vedere un po' il mio cavo cavo, quanto è sporco. Mamma mia, se è bello. Oddio, che è successo qua? Che schifo. Però con questa GoPro vedrete meglio la sporcizia, meglio i dettagli. Questa è la visuale di Bari. Come direbbe Valentino Pezzo, quanto è bella Napoli, noi diciamo quanto è bella Bari. Il lungomare, perché poi il resto no. Mamma, non vogliamo parlare. Voi avete il portachiavi con la scritta Lonfro. E poi R6N Lonfro. E il cane è venuto a svegliarmi, non mi ha caricato il telefono. Pisellone. Com'è che ti chiami? Non mi ricordo. Ah, è vero. Grazie, complimenti. Ah, Simone è arrivato alla bellezza delle 10.40. Quanto è figo andare con due R6N in giro. Double. Stessa moto, stesso giubbotto. Un muccone. Oh, che cazzo fai? Non mi passare così vicino. Ci capottiamo, se no. Oh, guarda questo con la vespetta, due a loro va. Ma? Che cazzo? Sento puzza di Simone Fasano. Simonetta Fasana. Oh sì, guarda quanto è sporca. Non vedo l'ora di fare una bella curva con l'ansia. Alza, alza. Oh Simone, ma devi fare tutto a sta strada. Bellissimo sto limitatore. Hai tirato una slimitata di mezz'ora e poi inizi a sguardare così. Wow. Lanfrodo. Oh, l'altra volta viene uno, stavo in pizzeria con Giuseppe e uno fa Lanfrodo. Eccola la polizia, salutiamo, salutiamo. Ho detto 98. Ieri mi fa: ma anche tu sei 98. Ho detto: io sono 2002. Buonasera Simonetta. L'acqua della... Scusa, hai le mutande di Tommy Hilfiger? A questo qua, fare inversione così proprio. Oh sì. Oh, c'è il carretto della frutta. Prendiamo qualcosa? Ah no, sono palme. Vediamo, mi dice che sto andando a 56 km orari? Si è buggato. Non sapeva che prendere. E non...
Oh bella! Che cazzo di vento che c'è, ragazzi, mo mi metto in carena. Oh. Sei un po' scodato. Lasciala andare. Finché la barca. Oh, fai la 2 euro la benzina. Oh, 2,10 euro. Oh, però se scarichiamo l'app ci danno 4 euro. Se ce ne metti, ci vieni. Se non ce ne metti, ci vieni. Non trovi le chiavi? Oh, cos'è che non trovi? Il prank! Prank epico finito male! Quel camioncino c'aveva una gomma, ora la prendo e la metto sotto la mia moto. Che figata! Ma un minuto, sì che se... un minuto per fare una rotonda e che è Mimmo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questo giretto un po' particolare che abbiamo fatto praticamente due volte da planare avanti e dietro in compagnia di un doppio Kawakawa, Simone e Marco Cariello. Spero si veda il cambio di qualità tra la GoPro vecchia e la GoPro nuova, sicuramente sì, però presto, già dal prossimo video, inizierò a registrare in 4K, quindi la qualità del canale diventerà ancora più alta. Ora ho voluto fare questo test 1080, comunque con le impostazioni vecchie, per mettere un po' a confronto. E il canale lo dovete far esplodere. E se siete arrivati a questo punto del video, dovete commentare con l'anfradomina YouTube Italia. E ovviamente dovete anche lasciare un piccolo like o un'iscrizione al canale, perché come vi ho detto stiamo crescendo sempre di più, ovviamente la qualità di conseguenza cresce. È tutta una cosa esponenziale. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.